Grazie, onorevole Bonafè, per 1 minuto e 30. Grazie Presidente. Il nostro gruppo ha presentato nei giorni scorsi un programma di lavoro con le nostre priorità e non posso non salutare con piacere il fatto che molte di quelle cose sono oggi punti fatti propri anche dalla Commissione. Ma devo sottolineare come ancora su questioni per noi centrali ci aspettiamo di più. Ci aspettiamo di più sul nuovo patto sull'immigrazione, che metta al centro la solidarietà fra Stati e la creazione di canali sicuri e legali per gli ingressi in Europa. Ci aspettiamo di più su una tassazione più equa, che vada a colpire l'elusione fiscale delle grandi compagnie. E soprattutto ci aspettiamo di più sulle risorse, sul bilancio, cosa che sappiamo non dipende solo dalla Commissione, ma anche dai capi di Stato e di Governo. Ma senza risorse, vicepresidente Šefčovič, si fa poco. Sul Green Deal, per esempio, su cui il mondo intero sta a guardare che cosa combiniamo, bene i 1.000 miliardi previsti dalla Commissione, ma continuiamo a ritenere che servano più soldi freschi per il Just Transition Fund, che non vengano però dai fondi di coesione o sull'agricoltura. E continuiamo a ritenere che se non coinvolgiamo gli Stati in questa trasformazione verde, che è anche la trasformazione del nostro modello economico, beh, noi non avremo i risultati che speriamo. In questo programma non c'è nessun impegno concreto sulla revisione delle regole del patto di stabilità e crescita, che dovremmo cominciare a chiamare patto di crescita per la stabilità. La nostra priorità è la crescita, perché senza crescita non c'è stabilità e la crescita si realizza se diamo più flessibilità agli Stati per gli investimenti, soprattutto quelli verdi per la transizione ecologica, scomputandoli dal calcolo deficit-PIL. Vicepresidente, abbiamo grandi sfide davanti a noi e io sono convinta che insieme possiamo veramente fare di più. Dankeschön. Grazie. Facoltà adesso onorevole Asmani per 1 minuto e 30. Grazie Presidente. Questa settimana ero presente alla commemorazione a Auschwitz-Birkenau con la delegazione New Europe. Ieri abbiamo sentito le parole